Buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video in cui, come avrete letto dal titolo, andremo a recensire, anche se un po' in ritardo, il Soffio del Leviatano, primo arco esotico pesante del gioco ottenibile tramite l'apposita quest, il cui video di giorno potete trovare in descrizione. Ma andiamo subito a vedere qual è il perk di quest'arma. Il Soffio del Leviatano spara infatti potenti frecce esplosive che in più hanno intrinseca la modifica inarrestabile, che ci permetterà quindi di stordire i campioni inarrestabili in determinati assalti o cara la notte. Inoltre, se tenderemo la corda al massimo, il colpo potrà sbalzare indietro i nemici grazie alla sua esplosione. Partendo quindi dall'utilizzo migliore che possiamo fare di quest'arma, che è sicuramente quello del PvE, questa si ritrova utile per quanto riguarda il DPS. Abbiamo fatto come al solito il nostro test di calli e come potete vedere siamo arrivati circa 500.000 di danno. Tuttavia questa non è l'arma che riesce a fare più DPS all'interno del gioco. Infatti la sua utilità maggiore è proprio contro i nemici inarrestabili. Personalmente è stato un grande aiuto all'interno del Kala 980 per poter sconfiggere velocemente gli orchi inarrestabili. Per chi non lo sapesse, infatti, all'interno dei Kala Notte e degli assalti, i campioni inarrestabili saranno quasi sempre orchi. Di conseguenza non sarà facilissimo stordirli con un qualunque cannone portatile o arco. Questo arco pesante ci è stato molto utile appunto per stordirli quasi istantaneamente e per fargli allo stesso tempo un po' di danno. Per quanto riguarda il PvP, l'arma non mi ha fatto impazzire. Nonostante riesca a shottare anche in body, è veramente molto lenta e spesso mi ritrovavo a non riuscire a sparare la freccia a causa appunto della sua lentezza e a morire tentando. In generale l'arco ha un impatto e una precisione veramente molto alti. Riesce a tenere 10 colpi nella faretra e ha un tempo di tensione di 1328, veramente veramente molto lento. Vi consiglio quindi, se siete dei giocatori PvE e non avete ancora completato la quest, di completarla, perché il Soffio del Leviatano potrà essere un ottimo aiutante per quanto riguarda, come già detto, il DPS e soprattutto contro i campioni inarrestabili. Se vorrete quindi provare a fare il Kala 980 o addirittura fare qualche speedrun, potrebbe essere un alleato veramente molto utile. Detto questo ragazzi, direi che se il video è stato utile lasciate like, commentate e condividetelo di tutti quelli che conoscete e che non conoscete, che c'è la tradissima. Seguiteci anche su Instagram, Facebook, come ogni video, vi lasciamo qua sotto in descrizione anche del bellissimo, nuovissimo, fantasticissimo sito. E detto questo, ci vediamo alla prossima. Ciao! Siamo la tua salvezza.